Cristiano Avoglio, c'è stata questa ricerca, insomma, che ha condotto Confcommercio Roma. Si parla di alcuni numeri, possiamo parlare di numeri preoccupanti e perché? Sì, allora, innanzitutto diciamo che questa ricerca è stata fatta da Confcommercio Roma in collaborazione con Format Research, che è un'azienda che lavora nel settore dei numeri da anni. Quello che è uscito fuori di preoccupante è che siamo in passivo di 46 attività del terziario, questi sono dati del 2023. Immaginiamo che sono state aperte 74 aziende, 76 se non ricordo male, ne hanno chiuse 120, quindi questo è preoccupante perché siamo in passivo di troppe aziende. Il perché? Il perché va ricercato in alcuni settori. Una cosa che ci tengo a dire è questa: innanzitutto nessuno vuole demonizzare il crocierismo o dire che il crocierismo non funziona. No, anzi, totalmente il contrario. Il crocierismo è una delle risorse più importanti per una città, no? Quindi, come diciamo sempre, noi siamo l'unica città che può definirsi Porto di Roma. Questa è una fortuna pazzesca. Nessuno di noi ha la pretesa di combattere Roma, perché Roma è sempre Roma, poi tra l'altro io sono di Roma, quindi è impensabile questo. Però diciamo anche che Civitavecchia ha delle cose bellissime, è una città che di base ha una struttura bellissima, perché abbiamo il mare, abbiamo le terme, abbiamo tanti monumenti, abbiamo la storia, abbiamo la marina. È ovvio che bisogna approcciare ad alcuni settori in modo differente. Da questa ricerca che noi abbiamo fatto, innanzitutto diciamo che hanno risposto 130 partite IVA, quindi un numero relativamente abbastanza importante. Oltre l'83% delle persone ci conferma che i servizi che noi diamo come città al crocierismo sono totalmente inadeguati. Quindi per noi questo è un problema, però ovviamente non deve trasformarsi in una lamentela, piuttosto deve trasformarsi nel modo più assoluto possibile in una enorme opportunità. Come si fa? Questo non è ovviamente semplice perché sono tanti anni che si parla di queste problematiche. Noi abbiamo creato anche un documento che è una serie, sono una serie di consigli che vogliamo dare poi alla prossima amministrazione. Uno su tutti, la digitalizzazione della città. Questa è un'occasione che va colta. Abbiamo presentato questo progetto circa un anno fa che si chiama Civitaverso. All'epoca lo stava portando avanti nel mondo soltanto Seul. Ancora non siamo riusciti a gettare le basi purtroppo per questo tipo di progetto. Confidiamo totalmente che la prossima amministrazione possa aiutarci nel realizzarlo. E poi l'ultima cosa è sicuramente quella di trasformare la città in una delle città più belle a livello, diciamo, italiano, ma perché non internazionale.